Ok, arrivati all'hotel. Addirittura si sono venuti a prendere per strada col nome alla mano. Che pensa? No! Oh. Anche col tamburo, sono del tamburo, mi servono per quando vai fuori. Le scarpe me le ha messe lei puzzose nel suo posto, quindi ha già organizzato gli spazi lei. Questo porca miseria, questo ne compro uno, questo se lo porta via. No, allora questo è il bagno, è uguale praticamente a quell'altro hotel, è stato piuttosto piccino. Esistono dei rio che anche c'hanno addirittura, vabbè, il bagno molto più grande con la vasca, facendo l'esperienza del bagno quello alla giapponese. Questo non è uno di quelli, che è un po' più economico e differentemente da quell'altro ha la tazza più, molto più riscaldata, cioè quando ti metti a sedere ti scalda il sedere. E poi ha i saponi divisi per uomo e per donna, visto che ha i saponi della, chiaramente della Shiseido, della linea cosmetica giapponese di punta, senza fare nomi per pubblicità, non mi pagano per questo, però lo volevo dire perché è la verità. Poi addirittura ci fanno trovare sta crema, che sembra sia una crema per pulire il viso e che inoltre contenga anche il collagene, l'acido ialuronico e il coenzima Q10. E poi c'è la pubblicità che se lo vuoi acquistare ti scrivono il prezzo e appunto lo puoi acquistare direttamente dall'hotel. Si chiama Spa Water Gel. Un'altra cosa ganza è che ci sono le ciabattine addirittura per il bagno, quindi una ciabattina per ogni luogo. E niente, per adesso saluto e vado a godermi la mia stanza in stile giapponese. Allora, questo è il mio dolcino preferito, si chiama Mushi Mochi, ed è fatto di pasta di riso e dentro c'è un ripieno che sembra cioccolato ma in realtà sono fagioli rossi. L'esperienza culinaria, ecco qua, a me piace tantissimo questo dolce qua. I bagni pubblici sono divisi uomini e donne, però l'esperienza io me la farei, cioè non te la vuoi fare? Assaggiamo sta roba qui, che a me mi sembra dei funghi, sono funghi dolci, non mi fanno impazzire. Funghi dolciastri col peperoncino. Stanno preparando la cena. Le scarpe. La gente ha le scarpe, no? Ok, siamo a Takayama. Sono molti uomini e donne vestite con lo yukata. Eccole qua. Anch'io devo capire, c'ho anch'io lo yukata, ma non ho ancora capito come quando vado a Prato. Cioè, uno per la notte. Ah, guarda come va legato, così, con fiocco dietro e fine. Semplice. Vedi che c'hanno tutti, lo vedi che c'hanno tutti lo stesso yukata, quindi presumo che quello sia dell'hotel. Deve attraversare. Io andrei al ponte. Sto andando di là. La pace che c'è. C'è una pace in questo posto. Magari lui ti faceva fare un giro di tutto il posto. Guarda, c'è le tariffe. Guarda, c'è anche l'ombrellino. Che bello.
Rientriamo in hotel perché abbiamo la cena in camera, come da perfetto stile ryokan. Chiedi se sotto bisogna essere vestiti o nudi. This is our longest one, but short for him a little bit. È corto? Quella foto? Sì, te la faccio quando sei vestito. Adesso voglio vedere come ti... C'è delle ragazze oggi lavano di dietro il fiocco. Wow! Women is west and men is low. Low. Like this. Thank you. Very beautiful. Ecco cosa ci hanno preparato quelli del ryokan. Qui c'era un vinello a forma di cuore che ho già mangiato, bevuto. Ma praticamente quello che c'è scritto nel menù è tutto qui. Guarda che carino il porta bacchette. Simpatico. Così è. Thank you. Thank you very much. Questa è soba, va mangiata inserendo in questa salsina tutti questi ingredienti e poi insuppandocela dentro. Insuppo tu. Continua la nostra cena, continuano a portarci portate. Ora mangiamo la carne. Questo è un miso. Sì, una salsa di miso. Un tipo di miso, misurino. Allora, faccio vedere com'è la preparazione, così se venite anche voi a mangiare del beef giapponese. Sì, ma va fatta anche comunque la verdura, te la mangi cruda. Va cotta. Ti cuocio male. Ho cotto tutto qua, ti ricordi il tipo del ristorantino? Bambino.
cosceva tutto. Da quanto sono stanca, non mi riesce più avere la padronanza del mezzo. Non ci vorrebbero più di 13 giorni. In pratica fai una piastrata. Io te l'avevo detto che ti facevano lavorare, ti dicevi no, non, quello non era un vero giapponese, quello di Milano. Ci sono due tipi di cotture. Vai, voglio provare. Cioè, non so cosa sto facendo, Io ci ho messo tutte e due. Poco. Qual è quella buona? È buonissima. Però la coscio. Sono messa la coscio. Non è più buona cotta cotta. È buona la carne comunque, Mamma mia. Sempre morbidissima, come quella si mangiò. Contrapasso. Non so come fanno a renderla così morbida. Ma ci ha portato un altro po' di verdurine. Poi ci ha portato il riso e la miso soup. Tiny, tiny, tiny fishes. If you like, please put the top of rice. Ok, ok, ok. Thank you very much. Thank you. E il tè, chiaramente. Allora, in 5 minuti non mi hanno voluto far riprendere, non hanno voluto purtroppo, però era bellissimo. In 5 minuti ci hanno rifatto il letto, praticamente la solita stanza dove abbiamo pranzato, dove abbiamo cenato, e niente, questo è il risultato. 5 minuti, ma è bellissimo come lo fanno. Praticamente sono dei piumoni che rivestono con i lenzuoli. E questo è il prodotto finito. Il prodotto finito. Buonanotte, andiamo a nanna. A proposito, io mi sono intanto vestita e mi sono messa la yukata. Ma è troppo bellino. Allora, ci stiamo riposando dopo l'esperienza mitica dell'onsen. Volevo dirvi che dormire in questo modo alle 5 del mattino, sono svegliata perché chiaramente non riusciamo, siamo sempre vittime del jet lag. Comunque ora va un po' meglio. Comunque questo sistema di riposo, eravamo un po' preoccupati che dormendo sul duro non saremmo stati comodi, invece questa specie di materassi sono bellissimi. Io penso se fino adesso l'albergo dove abbiamo dormito meglio, Stefano? Te che sì, ne pensi? È vero. E vabbè, questo qui, questo specie di kimono pigiama, è quello che si usa per dormire o per appunto andare anche nell'onsen, insomma per rilassarsi. Poi c'è lo yukata che invece serve anche per uscire fuori stando con un capo molto più fresco. E quindi abbiamo fatto l'esperienza dell'onsen, sono entrata che ero molto, insomma, molto timidamente perché sapevo come dovevo muovermi, ho sempre paura di fare qualcosa che per loro insomma un po' ridicolo. Comunque funziona così, te entri e metti le ciabatte nell'apposito spazio, insomma contenitore, porta scarpe, e gli devi mettere una pinzetta che io non ce l'avevo, però può avere anche un, come posso dire, come si può chiamare, una medaglia identificativa, sì. E niente, poi entri, c'è un antibagno dove c'è
i lavabi e quindi ti puoi lavare i denti. E poi ci sono tutti dei contenitori in vimini dove devi lasciare, insomma, ti danno una borsettina di carta dove puoi lasciare niente, poca roba. E in questi contenitori in vimini ci trovi il tuo asciugamano, però intanto anche dentro l'albergo ti rilasciano un asciugamano diverso e quello sarà quell'asciugamano che ti serve per lavarti, perché in pratica funziona così, te entri, ti metti su uno sgabellino di legno, ognuno ha la sua postazione con tutti i suoi prodotti, ci sono un sacco di prodotti anche molto buoni per la cura del corpo. C'hai praticamente sia la doccia che il rubinetto e poi c'hai una tinozza di legno. E in pratica mi sembra aver capito così, io guardavo le altre, ti insaponi con questo asciugamano, cioè metti il sapone sull'asciugamanetto, lo bagni e ti strofini con il sapone così sul corpo. Praticamente è il sostitutivo della nostra spugna. Poi ti fai una bella insaponata, usi il contenitore di legno per fare degli sciacqui veloci o per dartelo addosso, però devi sempre schizzare il meno possibile. E poi ti sciacqui con la doccia. A quel punto che sei bella lavata, entri dentro l'acqua termale, dentro la piscinetta, che è un'acqua caldissima, ma calda, 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 quindi devi entrare prima coi piedi, insomma, a pezzi, perché è veramente, insomma, il colpo fisico è enorme. E poi riesci e io ho visto si rilavavano e mi sono rilavata. E niente, poi puoi ripetere questa operazione, entrare e uscire quante volte vuoi. Io sono uscita, mi sono rilavata, mi sono sciacquata, poi sciacqui il tuo asciugamanino nella tinozzina di legno e niente, esci, ti rivesti e via. E comunque alle 5 di mattina è veramente bellissimo, è rilassantissimo. È stata l'esperienza che consiglio, appunto la mattina presto. A quell'ora, ora dopo andiamo a fare colazione tradizionale giapponese, metto il mio yukata e faremo un'altra giratina e poi partiamo per Shirakawa Go. Il video è finito su Takayama, ovviamente non sono riuscita a farvi il video dentro l'onsen per ovvi motivi, perché insomma dentro l'onsen si va tutte nude. E quindi insomma rischiavo di essere cacciata, oltre che una causa penale per violazione della privacy. E quindi ho cercato di spiegarvi un po' con le ultime parole che uscirono dalla mia bocca, vista la stanchezza alle 5 di mattina dopo l'once, cioè ho avuto la mazzata finale. E spero con questo video di avervi dato l'idea di com'è Takayama, che spesso non viene citata nei viaggi in Giappone, non è meta consueta di chi va in Giappone e anche degli youtuber giapponesi, e quindi io invece ve la consiglio vivamente, anche chiamata la piccola Tokyo, proprio perché essendo anticamente un paese di artigiani, quelli che costruivano praticamente le case, dice che proprio Kyoto è stata costruita dagli abitanti di questo piccolo paese. E quindi è molto caratteristico, oltre ad essere molto rilassante e bello da visitare. Io dico che 2 giorni sono abbondanti, ma se volete passare appunto 2 giorni in totale rilassatezza e a contatto con la cultura giapponese, ecco, questo è un posto che io vi consiglio di visitare, di inserire nel vostro viaggio in Giappone. Inoltre vi volevo invitare ad andare al blog a leggere il reportage. A leggere e vedere il reportage che ho fatto a Takayama, perché trovate delle informazioni in più rispetto a quelle del video e anche delle foto molto più dettagliate rispetto al video, perché insomma sono un pochino più brava sul lato fotografia che su quello di vlogger, ecco. Quindi io vi invito a cliccare il link che trovate sul video e anche ve lo metto in descrizione. Per adesso è tutto, il viaggio in Giappone non è finito, prossima meta è Shirakawa Go, quindi continuate a seguire la playlist, iscrivetevi alla playlist e
iscrivetevi al canale, mettete mi piace e lasciatemi un commento, così so se questi video vi sono piaciuti. È il mio primo vlog di viaggio e quindi state clementi e datemi l'incoraggiamento, mettetemi un mi piace. Per questo è tutto, vi saluto, al prossimo video.